Si è tenuta questo pomeriggio all'interno del Teatro San Giuseppe di Santa Maria di Licodia la conferenza dal titolo Il randagismo a Santa Maria di Licodia, prospettive e azioni, promossa dal Centro Studi Società Civile, sezione licodiese. Obiettivo dell'incontro, quello di discutere con esperti, cittadinanza ed associazioni di settore sulle opportunità e sugli strumenti tampone per il randagismo, il ruolo del servizio veterinario e cosa devono fare istituzioni e associazioni preposte. L'iniziativa nasce da dei presupposti, le necessità del territorio, l'idea che oltre agli articoli giornalistici ci siano lamentele un po' qua, un po' là nel merito della presenza di randaggi sul territorio, dove per territorio si intende dalle zone di villeggiatura sino ad arrivare alle vie, ad alcune vie del paese, certamente ci porta a porci un quesito. È un problema il randagismo a Licodia oppure è stato certamente risolto? Nella realtà, questa sera vogliamo mettere a sistema il servizio veterinario, le associazioni che sono state invitate e l'amministrazione, in maniera particolare con la presenza dell'assessore Arramo e anche del consigliere Spalletta, a fine di mettere in risalto questo tema. Noi come Centro Studi Società Civile proporremo delle varianti alla delibera che è stata emanata nel 2014 sull'affidamento di cani e quindi l'abbattimento della Tari, perché quella delibera in realtà è una delibera molto interessante per il territorio, ma la vediamo un po' restrittiva rispetto al problema potenziale, perché effettivamente se da un lato esiste una convenzione, dall'altro c'è una presenza reale di randaggi. E su questo dobbiamo cercare di capire anche se sotto il profilo delle delibere o delle decisioni prese dall'amministrazione, noi come società civile possiamo dare un ulteriore contributo di miglioramento anche delle stesse delibere. Quindi ci stiamo ponendo in questi termini, nessun attacco, ma solo un momento di riflessione più ampio con tutti i partecipanti, da un lato gli enti, l'amministrazione e dall'altro gli addetti ai lavori. Il problema non è tra i migliori, perché vedo poca presenza dell'amministrazione comunale e poco aiuto ai volontari locali che cercano di sobbarcarsi tutto il lavoro, ma che chiaramente non possono riuscire a tutto perché i cani randaggi non tutti si fanno prendere, c'è alcuni cani che loro riescono a prendere e riusciamo a sterilizzarli, rimetterli e quindi o darli in affidamento. Tanti altri cani non si fanno prendere, quindi randaggi sono, randaggi rimangono, continueranno a proliferare, per cui manterranno sul territorio quel quantitativo di cani liberi che potrebbero anche fare dei grossi problemi. E io spero sempre di non arrivare ai grossi problemi per risolvere il problema, ma spero questa sera che sia un inizio di un percorso con l'amministrazione per risolvere il problema del randagismo. Il comune deve avere delle convenzioni, se non ce l'ha in linea diretta, deve avere convenzioni con canili e con enti per poter prendere i cani randaggi, farli sterilizzare, eventualmente rimetterli nel territorio quelli che sono di buona indole, gli altri rimangono in affido o all'interno del canile e poter collaborare qualora le cariche, le cifre non riescono a raggiungere e a coprire tutto, potrebbero lavorare con i volontari in modo da abbattere i costi e quindi individuare dei locali però dove mettere questi cani, cosa che ad oggi non è stato fatto, e poter dare una mano ai volontari per portare i cani nel nostro ambulatorio dove vengono regolarmente sterilizzati. Il fenomeno randagismo è un fenomeno che in tutto il nostro comprensorio ci rende tutti partecipi per cercare di diminuire più casistica di abbandono cani e di aggressioni da parte di cani randagi. Noi, io devo dire che come Comune di Santa Maria di Licodia da 4 anni che lavoriamo in convenzione con un centro di territorio veterinario qua in Contrada Cisternazze, dove abbiamo dei cani in affidamento lì da parte del Comune di Santa Maria di Licodia che sono stati segnalati dai vigili urbani. I vigili urbani li hanno presi, li hanno sterilizzati e cercano di rimetterli di nuovo nel territorio. Ti devo dire un'altra cosa in più, che anzi il Comune di Santa Maria di Licodia non ha avuto grosse segnalazioni, da parte dei cittadini di gruppi di cani, perché al momento che vengono fatte le nostre segnalazioni,
i nostri vigili urbani avvisano subito la convenzione con il centro veterinario che abbiamo fatto noi come comune, e loro si attivano per andarli a prendere dove sono in prango, dove ci sono le segnalazioni di questi cani. Ti posso dire che anche come comune abbiamo cercato di dare un affidamento a questi cani che si trovano nel canile, per diminuire e anche abbattere i costi di spese, perché questi cani che sono nel canile al comune costano in un giorno, in mesi e in anni. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto alla cittadinanza, se qualcuno voleva adottare uno dei cani del nostro centro del canile, nostro randaggio, dove avevano degli scomodi in bolletta e la spazzatura. Allora ti posso dire che il progetto ha avuto un po' di escloa inizialmente, ora si è bloccato, abbiamo avuto quasi 4 richieste di affidamento. Noi ci stiamo mettendo tutto per cercare di debellare questo fenomeno, però le posso dire che il comune di Santa Maria di Licodia, non perché io sono l'assessore al ramo, in questo caso al randagismo, si impegna per tutelare tutti i diritti dei nostri cittadini. Durante la serata è stata presentata anche la proposta della consigliere comunale Mariella Spalletta per la realizzazione di un'area di sgambamento sul territorio comunale. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di certamente supportare l'associazione Porgi l'altra zamba, tant'è che lo scorso anno protocollai una richiesta per individuare varie aree per la zona di sgambamento cani, la stessa in collaborazione con l'ufficio tecnico nella persona di Nino Mazzaia e anche in sinergia con Gino La Pisarda, individuammo un'area destinata nello specifico di via Cadute di via Fani, un'area adeguatamente attrezzata poiché la stessa è di proprietà comunale, è di circa 1000 metri quadrati ed è anche adibita da un cancello, quindi da una recinzione. Ovviamente la stessa deve essere ripristinata, deve essere adeguata per poter supportare ovviamente lo sgambamento appunto dei nostri amici animali. E in l'intenzione dell'amministrazione sono due. Per poter ripristinare tale area vorremmo innanzitutto, l'estate sono due, o quello di utilizzare il bilancio partecipativo, e quindi ho appena saputo che l'associazione Porgi l'altra zampa ha protocollato quella che è la richiesta di un progetto legato al rifacimento dell'area di sgambamento cani, oppure attraverso l'individuazione di delle somme per poter adeguarla la stessa area. L'obiettivo è quindi quello di adeguare l'area con delle panchine, con dei giochi adatti per i nostri amici animali, con delle fontane per poter dare supporto anche ai nostri animali, soprattutto nel periodo estivo. Sistemare anche la zona tramite dei pali di illuminazione e adeguare anche la stessa con delle telecamere per evitare gli atti vandalici da parte dei cittadini. La stessa area dovrà essere pulita, e quindi bisogna fare un'azione di scerbamento della stessa, quindi ripulirla, togliere tutti gli ingombri che ci sono. Entro fine aprile è stata individuato il termine massimo per poterla ripulire, e ovviamente qualora ci siano i presupposti per il bilancio partecipativo, allora verranno in collaborazione con l'associazione Porgi l'altra zampa, individueremo quell'importo per adeguare la zona. Diversamente spero prima dell'estate di almeno fin quando verrà approvato il bilancio, speriamo di poter individuare delle somme per poterle dedicare alla stessa.